Buongiorno Massimo. Allora, primi due ordini di allontanamento dal centro storico di Cagliari a seguito del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana che è stato approvato dal Consiglio Comunale, non senza polemiche, perché le polemiche ci sono e come, perché questi due senza tetto, insomma, pare non disturbassero a nessuno. Non si possono appoggiare, legare le bici ai pali, i ciclisti dicono sì, vabbè, noi non le leghiamo se ci date le griglie per parcheggiarle le biciclette, non si può chiedere l'elemosina. Questi secondo te sono delle norme, come le hanno chiamate, antidegrado? Ripeto, le polemiche sono diverse. Che devo dire il sindaco di Roma, di Milano, delle grandi città? Sì, è vero, allora, però dobbiamo avere due prospettive. Allora, una è la prospettiva reale del fatto che comunque ci sono situazioni peggiori delle nostre, su questo non ci piove. Però c'è da dire anche che laddove possibile è necessario fare in modo che queste persone vivano in altra forma, in altra situazione, e vederle vivere così io non credo che sia una cosa piacevole per nessuno, ma per loro, non solamente per noi. E poi anche per l'immagine che tu trasferisci, quindi mettendo nell'ordine prima loro, poi noi, poi il decoro della città, però comunque sia siamo di fronte a un apparente problema, ecco, perché comunque sia è un apparente problema, cioè nel senso che la stessa vita queste persone la potrebbero fare avendo un posto dove dormire, la potrebbero fare comunque sia avendo la possibilità di non essere in mezzo al traffico, ai semafori, cioè in una situazione dove il sociale è curato, questo non dovrebbe accadere, ed è vero che invece accade un po' dappertutto nel mondo, però insomma porsi il problema di risolverlo e magari porselo non tanto per il decoro della città in primo luogo, ma per il rispetto delle persone in assoluto, io credo che sia anche questo encomiabile. Poi è vero, ci sono situazioni peggiori, secondo me bisognerebbe trovare non la visione del rimuovo qualcuno perché mi fa fare brutta figura, ma aiuto qualcuno perché così facciamo bella figura. Allora, cambiamo argomento. Intanto ci sono belle notizie, insomma, per i tifosi del Cagliari, perché Nandez ovviamente non giocherà l'amichevole del Cagliari oggi a Oristano contro la Taros, però insomma pare che stia recuperando. Ma tra l'altro, Vittorio, 1500 posti per l'amichevole con la Taros e i biglietti quasi tutti venduti. È sono sempre così. Oristano è rosso-blu anche per i colori della Taros, ma è rosso-blu perché ci sono tantissimi tifosi del Cagliari, quindi effettivamente è sempre stato così. Io ogni volta che sono andato ad Oristano per l'amichevole del Cagliari io ho faticato a trovare un posto dove sedermi, quindi non è assolutamente una novità, ma è assolutamente una conferma. Oristano veramente è una delle piazze dove il Cagliari entra ed è di casa quasi fosse a Cagliari, quindi non mi meraviglia affatto insomma il fatto che siano andati a rubare i posti e che ci sia tutta questa gente intorno al Cagliari. Peraltro ho visto riempirsi Oristano anche quando il Cagliari non andava magicamente. In un momento come questo è quasi naturale insomma che lo stadio si possa riempire. Per quanto riguarda invece un altro giocatore del Cagliari che noi conosciamo bene, Gianfranco Matteoli, che ha parlato di due vecchie conoscenze rosso-blu. Il primo è Barella, e lui ha detto è cresciuto con noi al Cagliari, sapevo che Nicolò sarebbe arrivato in alto. Poi ha parlato di Virdis, dice era un calciatore formidabile, uno dei più forti, mi meraviglio come non abbia mai giocato con la nazionale, anche perché in quel periodo tutti parlavano di Van Basten, dice Matteoli, però vi assicuro che Virdis era fortissimo, non lo so se poi a livelli di Van Basten questo o no, Arrigo Sacchi lo ha sempre detto tante volte, non si capacita del fatto, Matteoli, che non è stato mai chiamato in nazionale Virdis. Sì, è un enigma, ma ci sono tanti enigma relativi al calcio. Virdis non so con quale fosse la ragione, forse di carattere tecnico, forse perché in nazionale molto spesso venivano chiamati i reparti per intero, quindi se chiamavi un attaccante magari dovevi chiamare anche il suo partner d'attacco e magari Virdis non aveva quello adatto in quel momento che potesse sposarsi, o c'era l'altro attaccante che era
un intoccabile rispetto a Verdi stesso, quindi le dinamiche sono sempre, sempre curiose. In nazionale sono rimasti tantissimi giocatori fuori che meritavano di giocare, un po' perché magari quando hanno avuto l'occasione, ricordo che Virdis comunque ha fatto parte della nazionale olimpica, magari non si sono espressi al massimo e quindi in quell'occasione hanno avuto il loro banco di prova e non l'hanno sfruttato a pieno, perché Virdis fece parte, se non ricordo male, della fallimentare Olimpiade dove si perse veramente con squadre di bassissimo rango, e quindi magari anche quella è stata un'occasione bruciata. Ha giocato appunto, peraltro non aveva neanche segnato poco nelle qualificazioni perché aveva realizzato ben 9 gol, però poi nella fase finale non riuscì, se parlo delle Olimpiadi di Seul, ad arrivare fino in fondo al suo obiettivo. Senti, per chiudere, Vittorio, stavo leggendo stamattina di Raul Bellanova, che lo sappiamo, insomma, l'abbiamo detto più volte, non ha trovato la fortuna sperata con il trasferimento all'Inter. C'è la possibilità che torni al Cagliari, anche se qui leggo sembra molto difficile un suo ritorno a Cagliari, che era stato quasi preannunciato. In ogni caso, un giocatore come lui servirebbe poi eventualmente, se il Cagliari dovesse tornare in Serie A o anche rimanere in Serie B, voglio dire. Dovrebbe ricominciare da capo, perché secondo me Bellanova è andato via troppo presto da Cagliari, cioè nel senso che non era ancora un giocatore pronto per l'Inter, e lo sta dimostrando con quello che non sta giocando, perché sta giocando veramente pochissimo, al lumicino con l'Inter stesso. Non era un giocatore ancora pronto per una squadra di questo tipo e doveva ancora stare al Cagliari, a mio giudizio. Lui è convinto di star bene all'Inter, dice che si trova benissimo, che gli danno tutto lo spazio di cui ha bisogno, che lo aiutano tanto, quindi anche la sua volontà molte volte conta, e da questo punto di vista mi pare di capire che Bellanova stia pensando più all'Inter che ad altre squadre, ma comunque sia, a Cagliari, se dovesse tornare, dovrebbe mettersi in discussione, perché in un momento come questo credo che Azzi sia più efficace di Bellanova. Anche perché stavo leggendo che l'Inter, che detiene il diritto di riscatto per 7 milioni di euro, non sembra intenzionato a tenerselo Bellanova, quindi voglio dire, anche se lui vorrebbe stare all'Inter, però l'Inter mi sa che non lo voglia riscattare, chissà perché, capito? Forse per quello che dico, cioè nel senso che è stato giudicato un calciatore già arrivato, ma ha giocato 15 partite in tutto il campionato, tra campionato e coppa quest'anno, quindi ha giocato pochissimo. È stato giudicato un giocatore adatto all'Inter per qualche partita fatta bene col Cagliari, perché poi ricordiamo che comunque lui ha fatto il campionato del Cagliari dove siamo retrocessi, non è che abbiamo fatto il campionato del Cagliari dove poi abbiamo vinto tutto, e soprattutto giocando in attacco, perché lui sa fare soprattutto la fase offensiva. La fase difensiva è un disastro, quindi nel momento in cui un giocatore, soprattutto che si propone poi per poter essere utilizzato a livello internazionale, non sa fare o sa fare male la fase difensiva, diventa complicato pensare che possa rimanere in una grande squadra. Vittorio, abbiamo ancora 2 minuti, li voglio utilizzare, questo non era in programma. Volevo chiedere che ricordi hai degli anni 80. Sai che negli anni 80, per quanto riguarda la musica, le mode, c'erano i paninari, c'erano i punk, i metallari, i new dandy. Tu facevi parte di qualche gruppo particolare oppure eri neutro? No, io sono cresciuto troppo in fretta. Tu pensa che a 21 anni ero già sposato, quindi questi gruppi magari non li ho frequentati. Gli anni 80 io li ricordo con piacere, perché sono gli anni in cui ho concluso la scuola, ho iniziato a lavorare, insomma, ho iniziato a insegnare, quindi sono gli anni in cui sono decollato, ero nella pista di partenza e ho fatto tantissime esperienze, sia in radio, sia in TV, e sia a scuola, perché poi alla fine le esperienze scolastiche sono quelle che mi sono portato dietro e sono quelle che non avevo programmato, se vuoi, perché mi sono ritrovato da un giorno all'altro dentro una classe con 24 bambini e ho capito dove partire, e sono partito dal mio essere bambino, perché avevo appena finito di fare lo studente, quindi mi sono calato nella loro parte, e probabilmente questa è stata la mia fortuna, perché fin dal primo giorno mi sono immedesimato in quelle che sono le visioni che i bambini hanno dell'insegnante, e quindi quando un insegnante riesce a entrare in empatia e soprattutto a mettersi nei panni dello studente, secondo me è facilitato anche nel comprendere che tipo di proposta fare.
Vedo che parli con entusiasmo del mestiere che fai, evidentemente. Dei mestieri che faccio, perché sono stato un uomo fortunato. Sono stato veramente sfortunato perché ho fatto tutto quel che desideravo, quello che facevo già per gioco. Ho continuato a giocare al calcio, che magari è il sogno di tanti bambini, ma l'ho fatto attraverso gli altri. E devo dire che da piccolo sognavo di arrivare in Serie A, bene, io ci sono arrivato, ma da radiocronista, non da calciatore. Cioè ti sei girato anche un bel po' di fondo. Sì, volevo dire un'ultima cosa, Massimo, che vai. Le parole che abbiamo speso la volta scorsa per i tifosi del Napoli sono state apprezzatissime, ti devo rendere conto di questo, perché ieri mi ha chiamato il presidente del Napoli Club ringraziandomi per la correttezza sportiva, per il fatto di aver riconosciuto non solamente il loro comportamento, ma anche il meriti del Napoli, e dice: se tutti i giornalisti fossero capaci di fare giornalismo con questa obiettività, probabilmente il mondo sarebbe diverso. Quindi volevo renderti partecipe di questo giudizio. E questo ci fa veramente tanto tanto piacere. Salutiamo appunto il Cagliari, Napoli Club Cagliari, intendevi tu? Esatto. Va bene, allora noi ci sentiamo domani mattina, Vittorio, sempre alla stessa ora. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Anche a te, ciao Massimo.